Ah, intanto era sorto un altro problema. Il medico della contea di Dallas voleva trattenere lì il corpo di John per l'autopsia. Era stato commesso un assassinio e la legge prevedeva questa procedura. Anche se si trattava del presidente degli Stati Uniti, la legge era la legge. Dissi ai collaboratori di John che dovevamo portarlo a Washington. Chiesi loro di rassicurare il medico. L'autopsia sarebbe stata fatta, là. Arrivò un furgone con una bara di bronzo. Io infilai la mia fede nuziale ancora sporca di sangue nel dito di John, mentre lo stavano deponendo all'interno. Salì con John sull'Air Force One. Jackie, storia di una first lady di Chiara e Andrea Barzini. Regia di Tommaso Scerma. Quarta puntata. Definitivamente la clorofilla può essere possibile. È stata introdotta in 90 prodotti e sempre con un'unica promessa, quella di regalarci un alito fresco. Gli americani hanno puntato in massa la dolce promessa. Eppure, questa settimana l'associazione medica ha lanciato un segnale di allarme. Anche le capre vivono virtualmente di clorofilla, eppure non per questo il loro alito ne guadagna. Le tazze sono tutte fatte a mano. Il miele è sul tavolo per chi di voi, signore, vuole mantenere la linea. Quando volete iniziare a farmi delle domande, io sono pronto. Tutta questa caffeina sta avendo il suo effetto. Forza, ragazze, dai, buttate via la timidezza. Oh, scusate. Jackie. Ciao, John. Ti sono piaciuto con le zitelle di St. Patrick? Mark ha ragione, ci sai fare col sesso femminile. Speriamo che mi votino. Perché? Hai qualche dubbio? Cos'è? Hai già cominciato l'intervista? Più o meno. Dai, allora, ma ho un patto. Cioè? Che ti fai intervistare anche tu, una domanda per uno. D'accordo, inizio io. Qual è la tua qualità migliore, signor John Fitzgerald Kennedy? La curiosità. La curiosità. Cos'hai pensato il primo secondo in cui mi hai visto? Ecco quell'odioso che mi ha attaccato il telefono in faccia. E tu? È più carina lei o la sorella? Ah, e cosa hai deciso? Che sei aggressiva, ma più interessante. Qual è la tua qualità peggiore? Oh, sono irascibile e intollerante, ma solo con le persone noiose e mediocri. E la tua? Non mi arrendo mai. Questo mi piace. Grazie, signor Kennedy. Lei mi sta concedendo i suoi migliori complimenti. Ricomincia ad aggredire? No, al diavolo no. Sono così stufa di far finta di essere quello che non sono. E cosa non sei? Una giornalista che sa il fatto suo. Questo lo sapevo già. Non mi hai ancora detto perché mai una ragazza con un mucchio di soldi vuole fare un mestiere dove per riuscire devi farti strada a picconate. Mi piacciono le persone e fare domande. Inoltre i soldi non sono i miei. E tu perché fai politica? Non sei molto originale con la famiglia che hai alle spalle. Ma io vorrei lasciare il mondo un po' meglio di come l'ho trovato. Molto generoso. Sono un idealista a modo mio. Non dai molto l'idea del sognatore. Ho detto idealista, idealista e realista. In politica le illusioni non pagano. Eppure le illusioni ci rendono umani. Vuoi dire che non sono umano? Più o meno. Senti, perché non molliamo le armi tutti e due e la smettiamo di aggredirci? Con uno come te? E se ti dicessi che fare politica con la mia famiglia alle spalle non è esattamente facile e che ho una paura fottuta di non farcela? Dovresti essere più onesto. Perché invece di famiglia non dici padre? Va bene, mi sono più palle, padre. Un padre grande come una montagna che mi ha messo addosso tutti i sentimenti più estremi della mia psiche. Terrore, voglia di farcela, rabbia, competizione. Sai che quando dici cose personali mi piaci di più? Ma tu non le scrivere. Ed è vero quello che ti ho detto prima. C'è tanta gente che ha bisogno di essere rappresentata. Cioè? Diseredati, poveracci, famiglie di 5 persone con un solo letto. Insomma, tu sei una persona che vuole smuovere le acque. Io ho detto qualcosa di personale e tu continui a stare nel tuo angolino. Cosa vuoi sapere? Chi sei veramente? Anch'io ho un padre complicato. Solo che il mio è alcolizzato, donnaiolo, fannullone. E come sopravvivi con un padre alcolizzato, donnaiolo, fannullone? Bene, perché è simpatico. Ha il senso del rischio e soprattutto quello dello humor. Una battuta vale una vita. Non sono così cinica. Già, sei solo una ragazza elegante che ama la buona conversazione. Ti piace proprio vedermi come una perfetta signorina di buona famiglia. Io osservo i dettagli e per ora non vedo nulla di diverso. Grazie. E io osservo che la tua campagna non ha né capo né coda. E le tue domande non vanno da nessuna parte. Beh, siamo pari, no? Usciamo a cena. E questo che c'entra? Mi incuriosisci. Non posso, devo consegnare questa intervista. Allora, dopo l'intervista. Vedremo. Dormi? No. Com'è andata l'intervista con John? Ha detto che sei bella. Ah. Oggi l'ho sentito alla radio. Ma sì? Ha detto delle cose bellissime sulle donne. Non scordarti che è un politico lì. Non si dicono cose bruttissime durante una campagna elettorale. Sì, ma certi politici sono molto noiosi. Lui no.
Le ha fatte ridere tutte. Aveva 200 donne ai suoi piedi. Senti, tesoro, domani mi devo svegliare presto. Buonanotte. Jackie. Sai che John mi ha chiamato? Come? Ha detto se uscivamo una sera a ballare. E vacci, no? Mi fai dormire ora? E se organizzassi un picnic per domenica? Tu potresti venire con Asti e invitare John. Non lo so se ho tempo, ho troppo da lavorare. Beh, ma domenica... Va bene, ok, ci vengo. Buonanotte. Buono questo patè. Asti non è patè. Invece ha ragione Asti, Jackie, è proprio patè, l'ho fatto io. L'avevo detto, lì lo trovo delizioso. Grazie. John, i panini con il burro e il prosciutto li ho preparati io, quelli al tacchino, Jackie. Vuole farti notare la differenza? John, questa è l'insalata di Jackie, assaggiala perché non ci ha dormito stanotte per abbinare le noci col brie. Ma litigate sempre così voi due, eh? Non hai visto ancora niente. Sai che John mi ha portato una festa ieri sera? Ah, sì, non sapevo che vi frequentaste. Cos'è, la cosa ti disturba, sorellina? No, tutt'altro. Asti, per favore, prendimi un sandwich. Sì, tesoro. Allora, lì, sorellina, dimmi un po' della serata con John. Vi siete divertiti? Jackie, mancavi solo tu. Oh, beh, avresti anche potuto invitarmi, John. Comunque io non avrei potuto, siamo andati a teatro con Asti. La pièce sull'attentato a Lincoln. Molto bella, vero Asti? A te, Asti, è piaciuta? Caro John, ti devo fare una confessione. Io non sono bravo a giudicare i caratteri, ma sì, credo fosse molto ben fatta. Credi, eh? Sì. Il teatro non è il mio forte. In effetti è l'ultima volta che ti ci porto, Asti. Ti sei messo a russare come un cane, era imbarazzante. Perché non mi hai svegliato allora? Ti ho svegliato e ce ne siamo andati. Voi che ridete tanto, la vostra festa com'era? Oh, niente di che. Non c'era niente di buono da bere. Solo perché non c'era niente di buono da bere non vuol dire che non fosse una bella festa. Avete fatto tardi? John mi era accompagnato a casa all'alba. Eri ubriaco perso, John. Non è una novità, mi pare. Che ne sai... Non siamo mai usciti insieme, mi pare. Che vuole un po' di vino rosso? Di certo, Asti lo apprezzerebbe un po' di vino rosso. No. Com'è questo vino? Buono. L'ho scelto io. Lei è l'esperta di vini. Non per questo mi permetterei mai di giudicare una festa in base alla loro qualità. Ah, dici che siamo stati un po' snob? Io trovo che la qualità del vino possa... Asti, versami un po' d'acqua, tesoro. Non la trovate un po' generalessa certe volte, questa dolce faccina? Ti ho solo chiesto un goccio d'acqua. È il tono con cui gliel'hai chiesto, Jackie. Che tono? Da ponte di comando. Asti, amore, mi trovi comandora? Oh, dovreste vedere come sta organizzando il nostro matrimonio, come una parata militare. Matrimonio? Sì, John, ci sposiamo. Saranno gli anni più belli della nostra vita. Soprattutto i più divertenti. Soprattutto, sicuramente sì. E a quando le nozze? A primavera. Ma perché fai quella faccia, John? Niente, solo che non immaginavo che ti saresti sposata così presto. Insomma, è una decisione importante. Certo, è una decisione di cui sono fiera. Scusate, vado a cogliere dei ciclamini al ruscello. Ti accompagno, amore? No, lasciami in pace. Ma che le prendi? Questo è niente. Ti ricordi di quella volta che mi ha rovesciato addosso il budino al cioccolato perché avevo criticato il suo vestito rosa? Diciamo che è umorale. Io ne so qualcosa, purtroppo. Scusate. Dove vai? Pipì. Allora, si può sapere che ti ha preso? È che non mi piace essere presa in giro. E chi ti prende in giro? Asti è una bravissima persona. Sarà un po' tonto, ma io lo amo. Chi ti dice niente? Tu. Lo stai sfottendo da quando sei arrivato. Non mi pare proprio, Jackie. Poi, scusa, cos'è questa storia che sei uscito con mia sorella? Dovevo chiedere il tuo permesso? Te la sei portata a letto? Figurati, quella non aspettava altro. Come tutte davanti all'irresistibile John Kennedy. E se ti dicessi che era con te che volevo uscire ieri sera? Smettila. Vieni qui. Non lasciami, che stai facendo? Vieni qui. No, John. Baciami. Non ti avevo autorizzato, Mr. Kennedy. Sai, mi piacerebbe che tu venissi a Boston per il giorno delle elezioni. Jackie, storia di una first lady, con Fabrizia Castagnoli, Loris Loddi, Luca Della Bianca, Francesca Gatto, Paola Rinaldi, Antonio Angrisano.